Parallelepipedi come sedute, gazebo per esposizioni e iniziative, fioriere colorate. Sarà questo il colpo d'occhio lungo le isole pedonali di Viale Trieste e Piazzale d'Annunzio sul lungomare di Pesaro. Pedonalizzazione che quest'anno inizierà a partire indicativamente dal 9 giugno e non prima, come inizialmente si poteva pensare. Il comune si sta già adoperando, assieme alle aziende addette ai lavori, per allestire la passeggiata pedonale, che sarà illuminata da centinaia di lanterne. Ad annunciare le novità di fronte alle telecamere di Fano TV, l'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni. L'idea è di confermare innanzitutto l'isola pedonale dello scorso anno, con delle riduzioni rispetto alla ZTL nella zona franca, diciamo, quella dove era permesso il transito a pullman e auto. E quella chiuderà alle ore 19. Abbiamo deciso di confermare la ZTL perché continuiamo a parlare di benessere, di riduzione del CO2, di mobilità sostenibile, e avere un lungomare con le auto che scorrazzano 24 ore, insomma, non è il massimo. Questo l'abbiamo voluto fare perché siamo riusciti a confermare il progetto di Villa Marina, quindi acquisire l'area, recuperare circa 160 posti auto nell'ex area sportiva di Villa Marina, che sono ben di più di quelli che andiamo a togliere con la pedonalizzazione. L'obiettivo è quello di far sì che il lungomare sia vissuto e fruibile. Abbiamo accolto alcune richieste degli operatori, cioè quella di aumentare l'orario del carico e scarico, quindi portarlo fino alle 11. I taxisti possono comunque passare per andare per fare il loro lavoro, per prendere e accompagnare i turisti negli alberghi. Noi abbiamo puntato quest'anno sull'illuminazione, quindi già da questo fine settimana inizieremo a preparare le predisposizioni per le illuminazioni. Le lanterne che erano in centro abbiamo deciso di metterle sul lungomare. Abbiamo acquistato circa 25 sedute, abbiamo previsto circa 55 fioriere lungo tutto il viale. Dal 7 iniziamo i lavori, e appena terminati faremo l'inaugurazione del viale e la pedonalizzazione diventerà ufficiale, quindi indicativamente sarà tra il 9 e il 10 di giugno.